Nitro è uno dei nostri cantanti preferiti e abbiamo voluto venire. Non siamo potuti andare a Milano e adesso siamo qua. Di sicuro sarà una grande emozione. C'è una grande differenza nel rap, però appunto sta nel distinguersi, perché sennò sarebbero tutti uguali anche i rap. E seguo Nitro tipo dal 2014, da quando è uscito Danger, e quindi la prima data che riesco a venire a Genova, che sono un pochino più grande, vengo. I miei mi hanno lasciato, quindi vengo. L'importante è vederlo, la prima volta che lo vedo sono contenta. Conosco tutte le canzoni, ma la mia preferita è Margot, quella che fa "vorrei squarciarti il petto per vedere cosa c'è dentro" e non mi metto a cantarla. Sono veramente contento di come stanno andando le cose e mi sta stimolando già a lavorare a materiale nuovo che voglio far uscire il prima possibile. Non trovo molta utilità per un rapper oggigiorno andare a Sanremo, cioè si fa vedere ovviamente ad un pubblico più grande che ti dimenticherà tra un paio d'anni, secondo me. Io tendo a pensare bene ultimamente, cioè vorrei pensare bene. Se devo pensare male ed è un'esclusione volontaria, è una grande stronzata, in quanto il rap comunque a livello di numeri siamo lì e non potete non notarci, no?